Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di modifica statutaria che prevede l'allargamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale a sette membri e la creazione della figura del sottosegretario alla presidenza della regione. Hanno votato a favore PD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Contrari Fratelli d'Italia, Italia Viva e la consigliera Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana domani. Non hanno partecipato al voto il presidente della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani del PD e la Lega. Il dibattito è stato molto acceso e sospeso due volte prima di arrivare all'approvazione. Io ho sempre cercato di mandare questo messaggio, che lo Statuto, come tutte le regole del gioco, bisogna provare a cambiarle a larga maggioranza, non ci devono essere eh, come dire, eh, forzature. È successa però una cosa strana oggi, nel senso che la Lega e Fratelli d'Italia, che eh, alla prima eh, votazione avevano votato favorevolmente, eh, stamani ci hanno comunicato, mi hanno comunicato alle 10, prima eh, Fratelli d'Italia, poi anche la Lega che non avrebbero votato. E, e quindi questo lavoro che abbiamo fatto in questi mesi per arrivare a una larga maggioranza si è poi tradotto in un voto e anche questo mi ha sorpreso eh, nel cambiamento del voto del Movimento 5 Stelle. Anche questo deciso in aula. Voi stenterete a crederci, ma tutto questo è successo dalle 10 alle 12 mentre stavamo stavamo votando quindi nessun cambio di maggioranza la maggioranza è perlomeno dal mio punto di vista è solida con eh, con italia viva è evidente che il movimento 5 stelle dopo il voto sui grandi elettori ci ha mandato un altro messaggio di attenzione rispetto ai lavori istituzionali che noi stiamo portando, portando avanti ma detto questo non cambia nulla Vedo purtroppo, e questo mi preoccupa per il funzionamento del Consiglio regionale, una grande frammentazione nel centro-destra, una grande frammentazione che spero possa essere recuperata perché noi abbiamo bisogno di far funzionare il Consiglio, non di continuare una perenne campagna elettorale dentro le coalizioni, perché non serve a nessuno. Ho deciso di non partecipare al voto della riforma statutaria per due ragioni sostanzialmente. La prima è una ragione di metodo. Quella riforma statutaria era stata licenziata con un contenuto profondamente diverso durante la prima seduta della giunta regionale, presentata a questo Consiglio, più volte portata da me in prima commissione e più volte fatta saltare da incomprensibili equilibri politici. Finché a distanza di tempo quella legge è stata eh, riproposta, in una versione completamente diversa e direttamente avvocata ai lavori dell'Aula. Già l'altra volta decisi di non partecipare al voto perché ritenevo tutto questo una offesa all'istituzione che rappresentiamo. Ancora oggi ribadisco questo lo faccio non soltanto per questo profilo ma anche per una valutazione di merito. Si è deciso di non dare seguito alla riforma dello Statuto, così come voluta dal Presidente della Giunta regionale, che prevedeva l'allineamento nella composizione della Giunta ai requisiti previsti dalla legge nazionale. Con l'argomentazione assolutamente legittima e rispettabile della necessità di contenere i costi della politica. Se quell'argomento allora aveva un senso. In quel momento deve avere un senso anche oggi e siccome oggi questa riforma dello Statuto, oltre alla creazione di un sottosegretario che era già nell'impianto originario, prevede un allargamento dell'ufficio di presidenza, quei costi ci saranno e saranno importanti, collegati soprattutto alle strutture e al personale. E allora se all'epoca poteva valere quel ragionamento, quel ragionamento a maggior ragione deve valere anche adesso, fermo restando che reputo assolutamente incongruo. Un ufficio di presidenza fatto da sette membri quando il Consiglio regionale ha 40 consiglieri in aula. Mi pare francamente sproporzionato rispetto alle esigenze della presidenza dell'Aula. Con questa modifica il Presidente della Regione, se vorrà, potrà nominare un sottosegretario così come. Eh, vige in altre regioni, la Lombardia per esempio ne ha due, l'Abruzzo ne ha uno, l'Emilia Romagna ne ha un altro, quindi non è dire, una cosa nuova, è una cosa che allinea la Toscana con altre regioni, se il Presidente Gianni vorrà potrà nominare un sottosegretario che deve essere scelto però tra i consiglieri regionali che già hanno un'indennità che non... Gli, che non eh, presuppone quindi aumenti dei costi. Per quanto riguarda l'ufficio di presidenza c'è una maggiore rappresentanza, visto che i gruppi, al di là del numero dei consiglieri, sono tanti e quindi in questo modo maggioranza e minoranza sono maggiormente rappresentati a garanzia come dire, di un equilibrio che il Consiglio regionale deve avere. La posizione del gruppo è stata una posizione assolutamente coerente con quello che avevamo votato in prima lettura, tra l'altro approdando ad una soluzione che aveva tenuto conto del non aumentare i costi almeno dal punto di vista delle indennità, sollecitazione che era stata fatta anche dalle opposizioni e che può dare comunque la possibilità di un contributo in più nell'ambito della giunta attraverso un sottosegretario e poi l'aspetto che ho già ricordato del, dell'ufficio di presidenza. La cosa invece stupefacente è lo spappolamento della minoranza che si è presentata dopo due mesi e mezzo cambiando opinione, una minoranza con tre posizioni diverse che probabilmente ha risentito di quelli che sono stati i loro fallimenti romani nell'ambito della Presidenza della Repubblica. Ma non è così che si sta nelle istituzioni, ciò che accade a Roma, ciò che fa parte del dibattito, del confronto politico, del spappolamento, come loro hanno detto, della coalizione centrodestra, non può ripercuotersi sulle istituzioni regionali, in questo caso sulle istituzioni della Toscana. La Toscana ha eletto i suoi rappresentanti, i suoi rappresentanti non devono eh, risentire più di tanto dei diktat che arrivano da Roma, ma devono, a mio avviso, stare in coerenza con quelle che sono eh, le posizioni che eh, erano state assunte. Prendiamo atto, è legittimo, c'è una seconda lettura che hanno cambiato opinione da più parti, noi siamo gli unici che invece abbiamo mantenuto una coerenza, che vogliamo che le istituzioni della Toscana funzionino meglio senza, lo ripeto ancora una volta, aumento delle indennità. Quindi credo che alla fine ci sia veramente un risultato che arriva alla fine di questo percorso, è un risultato. Che ci soddisfa è un risultato che tra l'altro vede anche la votazione dei 5 Stelle, che in prima battuta invece non, non c'era stato. Noi stamani abbiamo deciso di non votare perché riteniamo che, comunque, ci fosse bisogno, ma forse lo riteneva anche qualcuno del PD, visto che hanno chiesto interruzione proprio per questo: di un passaggio, di calmare alcuni animi e di capire se si poteva trovare una soluzione condivisa. E poi il PD è tornato e ha voluto votare, allora noi abbiamo deciso eh, di lasciare a loro il voto e, e di andare oltre. Certo, oggi è emerso un po', un po di confusione, sembra che eh, il 5 Stelle sia entrato in maggioranza e sia uscito dalla maggioranza l'Italia viva, stando a, qu a quanto vediamo dal voto, anche perché eh, la proposta è in seconda lettura, dalla prima alla seconda non si può modificare. Ed evidentemente. Il 5 Stelle che ha votato contrario alla proposta la scorsa volta oggi ha cambiato radicalmente idea per votarla a favore. Forse ci dobbiamo aspettare che da parte della maggioranza il del Questore spetti a uno una persona del Movimento 5 Stelle? Può darsi, aspettiamo. Magari chiederemo anche Lumi sul fatto di chi rimane in opposizione e chi va a maggioranza tra di loro. Ma è successo un qualcosa che sinceramente non ci aspettavamo di vedere. Eh, tanto per fare chiarezza, perché ho letto. Di agenzie che parlano di centrodestra diviso, è vero, i gruppi di centrodestra hanno votato in maniera differente, ma la notizia non è questa: la notizia è che la modifica dello statuto è un qualcosa che interessava alla maggioranza. La maggioranza voleva modificare lo statuto del Consiglio regionale della Toscana per introdurre la figura del sottosegretario, che è un tema che interessa a chi governa. Noi come opposizione avevamo chiesto due cose. Che lo Statuto non venisse modificato, modificato a colpi di maggioranza, ma venisse modificato con l'accordo di tutta l'Aula e che vi fossero anche l'introduzione di alcune forme di tutela per le minoranze, per esempio l'allargamento dell'Ufficio di Presidenza a costo zero e l'introduzione quindi di una figura in più a tutelare le minoranze in Ufficio di Presidenza. Tutte le forze politiche erano concordi all'inizio su questo percorso, tranne il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che fin dall'inizio aveva detto non se ne parla, perché anche le assunzioni, non l'aumento di costi della politica, perché è bene spiegarle le cose, ma l'assunzione di nuovi dipendenti a supporto dell'ufficio di presidenza, quindi assunzione di persone che verrebbero a lavorare, creazione di nuovi posti di lavoro, non se ne parla, perché comunque i costi non si aumentano. Stamattina arriviamo in aula e scopriamo che Italia viva che fa parte della maggioranza, è contraria all'allargamento, al provvedimento, alla modifica, che un consigliere regionale del Partito Democratico, che non è un consigliere qualsiasi, ma è il presidente della commissione che ha fatto l'istruttoria, è contrario alla riforma dello Statuto, a quel punto, scusateci, ma fratelli d'Italia, questa roba non la vota. E ecco perché abbiamo deciso di votare contrari anche noi. Cioè, se la maggioranza non riesce a trovarsi d'accordo all'interno della propria compagine, figuriamoci se possiamo andare noi in aiuto. La cosa surreale è che il Movimento 5 Stelle, che fino a ieri aveva parlato di combattere i costi della politica, anche laddove i costi della politica erano l'assunzione di personale, di, 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 di ragazzi e di ragazze che avrebbero avuto un posto di lavoro, ha votato a favore, dopo una consultazione col Partito Democratico. Quindi, di due cose l'una, o il Movimento 5 Stelle è contrario alle assunzioni quando le fanno gli altri, ma non è assolutamente contrario quando magari ci può mettere bocca, e spero non sia questa, oppure è cambiata la maggioranza in Toscana. E se è cambiata la maggioranza in Toscana, Italia Viva non è più in maggioranza, ma vota contro alle proposte di modifica dello Statuto volute da Gianni e il Movimento 5 Stelle vota a favore, io chiederei al governatore della regione toscana di venirci a spiegare cosa è successo, perché non è un dato da poco se in Italia Viva non sta più in maggioranza e al posto di Italia Viva ci sta il Movimento 5 Stelle. Di sicuro Fratelli d'Italia aveva dato la disponibilità fino a ieri a discutere di questa modifica, votando a favore, avevamo dato la nostra disponibilità, in caso di accordo e in caso di unità di intenti di fronte a questa roba non possiamo che votare cosa che abbiamo fatto, contrari e contestare fermamente questo tipo di riforma. Ma Italia Viva è l'unico partito del Consiglio regionale che è rimasto coerente in questa battaglia politica noi non avevamo un interesse specifico come magari avevano altre forze politiche, quelle di aumentare il numero delle poltrone a livello regionale e noi volevamo che la regione toscana migliorasse nel proprio funzionamento di governo per questo è una battaglia che è durata in solitaria per oltre un anno, un anno e mezzo, siamo stati coerenti, eravamo contrari un anno e mezzo fa, abbiamo votato contro anche oggi. Nel frattempo è successo tutto e il contrario di tutto, fra la prima e la seconda votazione abbiamo visto partiti spaccarsi, gran parte dei partiti cambiare la loro opinione, chi per un interesse di carattere personale, chi per cercare di ottenere qualcosa di un ridisegno, di un assetto di governo che non ci convince. Abbiamo chiesto di fermarci, di fermarsi, abbiamo chiesto di fare le cose tutti insieme, alla fine... Questa riforma passa per un voto di margine, non è mai successo nella storia della regione toscana con, una così bassa, eh, con un così basso numero di votanti che si vada a modificare quella che è la carta fondamentale di una regione, come modificare la Costituzione a livello nazionale. Di questo siamo dispiaciuti, ma nel contempo i coerenti della nostra battaglia. Nel merito della questione, dicevamo che il nono assessore non serviva. Dicevamo che i sottosegretari, se hanno un senso di esistere, devono essere esterni e non interni. E soprattutto ponevamo una questione, quella della parità di genere, che secondo noi è dirimente da istituire in termini statutari per renderla vincolante alla politica. Troppe volte i partiti si riempiono di questo concetto, poi, quando è arrivato il momento di votare il nostro emendamento. Siamo rimasti soli, però questa è anche la soddisfazione di essere un partito che sarà sempre e comunque sentinella del riformismo di questa regione, una regione che deve essere coerente con la propria storia ma anche con gli impegni presi con i cittadini toscani. Questo eh, nuovo statuto sarebbe ottimale che garantisse una maggiore presenza, una maggiore rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale e nell'ufficio di presidenza che è un luogo in cui si prendono decisioni molto importanti per il funzionamento dell'intero organo e non sarebbe male lo riconosco se ci fosse anche una maggiore rappresentanza di genere. Dispiace che non sia stato chiesto il parere alle pari opportunità perché sicuramente avrebbero dato questa indicazione. Spero che ci sia questa attenzione. Tutto ciò che può portare a un miglioramento anche della gestione dei rapporti, a un miglioramento del lavoro del Consiglio regionale è assolutamente utile perché lo ricordo, Giunta e Consiglio regionale sono due organi separati e il Consiglio regionale si occupa della rappresentanza sui territori. È fondamentale oggi riuscire a portare i territori e l'attenzione sui territori qui a Firenze. Credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali per cercare di riportare le periferie al centro. Noi abbiamo immaginato questa legislatura come una legislatura costituente, nel senso che in questa legislatura noi abbiamo preso, al di là dell'attività ordinaria sulla quale siamo impegnati, da un lato sulla crisi pandemica. Che per fortuna piano piano si sta risolvendo, e sull'altro invece sulla crisi economica che ancora ad oggi non accenna a mollare il freno. L'abbiamo immaginata come una legislatura che mettesse e riordinasse lo Statuto, il regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale e abbiamo cominciato proprio sei mesi fa con la modifica dello Statuto che oggi è arrivata in seconda lettura e alla sua conclusione. Come Forza Italia, rispetto alla proposta che arrivò dalla Giunta avevamo sollevato alcune obiezioni. Il non assessore che avrebbe portato ad un aumento dei costi costi, il sottosegretario esterno che avrebbe portato ad un aumento dei costi, mentre eravamo favorevoli all'ampliamento dell'ufficio di Presidenza perché avrebbe consentito la rappresentanza in quell'organismo, un organismo essenziale per la legislatura e per il funzionamento del Consiglio regionale, la rappresentazione di tutte le forze politiche, delle maggiori forze politiche di opposizione. Ecco Rispetto a come era stato presentato e rispetto invece a come è arrivato, e quindi accettando le nostre modifiche, oggi abbiamo ribadito il voto favorevole di Forza Italia alla modifica dello Statuto, che consentirà un snellimento di alcune procedure, una velocizzazione dei processi dell'Ufficio di Presidenza, una maggiore rappresentanza delle forze politiche all'interno di questo contesto. Certo, questo non ci basta. In coerenza rispetto al voto di prima, lo abbiamo, abbiamo votato a favore anche oggi. Ora passiamo alla fase 2, chiamiamola così, che è quella di modifica del regolamento del Consiglio, comunale che dobbiamo, del Consiglio regionale che dobbiamo fare, perché comunque è un, è un regolamento vecchio, obsoleto e molto probabilmente non più attinente alla realtà delle dinamiche politiche di oggi. Da oggi Forza Italia comincerà a lavorare anche su quel regolamento. La mia è una posizione nettamente contraria. Noi siamo andati a stravolgere lo Statuto semplicemente per dar corso a degli accordicchi, così almeno li ho definiti in Aula, che hanno semplicemente lo scopo di dar seguito a degli impegni che, evidentemente, porteranno ad un aumento dei costi ad una infornata di dipendenti di cui in questo momento non c'è bisogno. Io credo che la nostra attività di legislatore debba essere animata da un profondo spirito di formatore. Non si possono stravolgere leggi fondamentali semplicemente per dar seguito, ripeto, a dei meri accordi che di fatto costeranno ai cittadini toscani. Perché è chiaro che l'ampliamento dell'Ufficio di Presidenza, una delle eh, modifiche che noi contestiamo più fortemente, perché di fatto porta un organismo interno ad un ampliamento maggiore, senza che per contro si pensi ad esempio ad ampliare la questione della rappresentatività territoriale, che invece spetta a ciascun consigliere, al contrario, eh, si privilegiano invece eh, questi, questi accordi che nulla portano in più, ma che anzi ai toscani portano esclusivamente dei costi maggiori. Io penso oggi a tutti. Quei cittadini che non hanno la fortuna né di essere dipendenti pubblici né di aspirare ad esserlo. Penso ai lavoratori FIMER, della LAICA, dell'ortofrutticola di Marradi, della CKN, tante crisi aziendali e oggi noi mettiamo in scena in quest'Aula uno spettacolo che io non esito a definire squallido ed irrispettoso nei confronti dei Toscani. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di risoluzione per sostenere la tradizione della ceramica nel territorio toscano, che impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del governo per sostenere la pratica avviata dal comune senese di Asciano volta al riconoscimento di comune di affermata tradizione ceramica. Lo stesso impegno è previsto nell'atto per sostenere tutte quelle realtà del territorio regionale che volessero intraprendere un percorso analogo, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa una risoluzione per aiutare questo distretto importantissimo che è un distretto culturale e anche economico del nostro territorio regionale. Abbiamo presentato, sollecitati dalle richieste del comune di Asciano, una risoluzione per ehm, garantire appoggio e sostegno a tutti i comuni che vorranno ehm, evidenziare questa loro identità produttiva e culturale e eh, procedere al, eh, mh, alla richiesta di riconoscimento da parte del Ministero come distretto avente una rilevanza come città della ceramica e in questo modo noi crediamo che molti comuni toscani possano arrivare a soglie di promozione della loro identità, della cultura territoriale notevoli e che arricchiscono senz'altro il panorama eh, toscano dal punto di vista dell'offerta culturale ma anche della tutela di tradizioni importanti che sono tradizioni di identità e tradizioni manifatturiere eh, che, che sono sempre esistite sul nostro territorio. thank